Al Nintendo Direct del 4 ottobre, oltre a finalmente la data di Paper Mario Sticker Star e incredibilmente di Fall Blocks, è stato annunciato per l'eShop del 3DS la compilation dei mitici Level 5 Guild Zero One, che consiste in 4 giochi: Liberation Maiden, Air Porter, Crimson Shroud e Omasse's Rental Weapon Shop, di quest'ultimo in realtà non si sa ancora nulla, mentre gli altri 3 verranno rilasciati uno ogni mese, quindi 1 ottobre, 1 novembre e 1 dicembre. Come potete ben notare, siamo ancora a ottobre e quindi l'unico di cui posso parlarvi, e che forse è il più promettente dei 3, è Liberation Maiden, gioco in collaborazione con Suda51. All'inizio della modalità storia ci verrà mostrata una breve cutscene, doppiata in inglese e senza sottotitoli, degna di un anime. Infatti le animazioni sono state fatte dallo studio Bones, che se andate a controllare ha prodotto moltissimi anime, tra i più famosi Wolf's Rain, Fullmetal Alchemist e Soul Eater. E se non li conoscete vi picchio! Che in pochi secondi ci spiega che, a seguito dell'assassinio del presidente da parte di non si sa bene chi, ma deve essere malvagio, la figlia Shoko Osora, una normalissima studentessa delle superiori, viene nominata, pensate un po', seconda presidentessa del nuovo Giappone. E quindi sarà impegnata nel difendere la sua terra a bordo del robottone Kamui dalle forze malvagie che stanno tentando di assorbire l'energia della nazione con degli strani macchinari. I controlli sono molto simili a quelli di Kid Icarus Uprising. Con analogico potremo spostare il Kamui in un ambiente totalmente in 3D abbastanza vasto, mentre con il pennino potremo mirare e colpire i nemici con le nostre armi di esposizione, dei missili a ricerca, un laserone, oppure, dopo che l'apposita barra sarà completamente carica, lanciare la nostra spada e devastare tutti i nemici su schermo. Il gameplay risulta quindi molto divertente e frenetico, non si deve star fermi un attimo per schivare gli attacchi dei nemici, e grazie alla colonna sonora sparata a volume altissimo è veramente gasante. Anche se c'è da dire che dopo un'ora di gioco la vostra mano chiederà pietà. Graficamente potete notarlo pure voi, sicuramente non è nulla di eccezionale, ma considerando che con tutti i proiettili e le esplosioni su schermo il gioco va fluidissimo e non scatta mai, posso dire che è stato fatto un buon lavoro. Chi conosce un minimo gli sparatutto già sa che il punto debole di questi giochi è la longevità. Infatti i 5 stage disponibili si potranno portare a termine in un paio d'ore, che comunque potranno essere un po' di più grazie alle 3 difficoltà disponibili, alla modalità Stage Attack per poter fare uno stage alla volta e provare a battere il record, e agli achievement che, una volta sbloccati, ci approfondiranno meglio la storia e ci faranno conoscere meglio i personaggi del gioco. E quindi, nonostante la breve durata, io mi sento di consigliarvelo, visto che per 8 euro secondo me è un gioco così ci sta. In questi casi si potrebbe dire breve ma intenso. E speriamo che facciano anche un seguito, visto che il finale fa intendere che potrebbe anche starci. Chi lo sa, vedremo. E con questa schermata veramente professionale io vi saluto e come al solito ci becchiamo sabato. Bye bye. Shoko Osora will fulfill my duty as second president of New Japan!